Buongiorno da Chiara Principe, ben ritrovati a questa prima edizione del web TG di Newsmarket.it, oggi sabato 22 di settembre. Diamo subito uno sguardo veloce ai principali titoli delle notizie dall'Italia e dal mondo. Consiglio del Lazio abolisce 3 commissioni, la presidente Polverini va avanti, ombre anche sulle spese della regione Campania. Il presidente di Confindustria squinzia i sindacati e i partiti uniti nella stessa direzione. Il 2013 non è di ripresa, ma serve fiducia. Tensioni all'Ilva, assemblee e occupazioni nei stabilimenti. Anche dalla procura il parere negativo sul piano dell'azienda. Islam, appello congiunto della Lega Araba, dell'Unione Europea e dell'Unione Africana. No all'odio religioso. Ed ora ci occupiamo della nostra regione, i titoli principali dalle Marche. Convegno ad Ancona, i mercati del futuro, le Marche, i nostri prodotti devono creare più emozione. Province, difficile l'accordo unitario nel CAL delle Marche, verso una proposta di riordino a maggioranza. Maltempo, il presidente della regione Marche spacca, scrive a Monti, se non arriveranno le risorse per la neve, non farò commissario straordinario. 450 famiglie marchigiane sperimentano il progetto Alzheimer, cura del paziente e assistenza anche dopo il ricovero. Bene, è stato davvero un successo ieri la cerimonia per celebrare gli oltre 500 trapianti nelle Marche dal 2005, un teatro, quello delle Muse di Ancona, davvero gremito, ma probabilmente ce ne parlerà Maurizio Gregori più tardi. Ora ci colleghiamo con Pesaro, con Gabriele Grasso. Grazie per la linea. Il presidente della provincia replica seccato le parole del commissario europeo Hahn a proposito dei fondi per l'emergenza neve. Sotto la neve che si è sciolta ci sono stati 7 morti. I carabinieri di Pesaro hanno fermato un 18enne albanese per un furto alla cartolibreria News di Bottega di Colbordolo. In questo modo il ragazzo avrebbe racimolato del denaro per pagare una multa. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele, ed ora andiamo a Senigallia con Alberto Olivieri. Buon inizio di giornata dalla redazione di Senigallia. I carabinieri del NOE di Ancona hanno scoperto le cause di un inquinamento nel torrente Caffarelli a Serra dei Conti e denunciato il titolare di un'azienda per attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, immissione di rifiuti nelle acque sotterranee e getto pericoloso di cose. Il titolare, un 60enne della zona, rischia una pena fino a 2 anni di arresto e 26.000 euro di ammenda. Durante l'ultimo consiglio comunale di Senigallia si è discusso a lungo dell'istituzione del registro comunale delle unioni civili. Il documento è stato poi approvato con 19 voti favorevoli, maggioranza Lega Nord e Rifondazione Comunista e il solo voto contrario del consigliere Mazzarini del PDL. È tutto, vi ricordo le notizie e gli approfondimenti sul sito www.radiovelluto.it. Buon sabato. Grazie ad Alberto, ed ora andiamo ad Ascoli Piceno e Fermo con Ilenia Tozzi. Buongiorno, tra le notizie di rilievo, omicidio goffo, il Tribunale della Libertà si riserva sulla scarcerazione di Alvaro Binni e poi rapinò e ferì un'anziana barista a Massafermana, arrestato un giovane di Loro Piceno. Un writer recidivo imbratta i muri ad Ascoli, denunciato dalla questura. Per il momento è tutto. Grazie Ilenia, ce ne andiamo ad Ancona nel capoluogo. Maurizia Gregori. Queste le notizie dalla redazione di Radio Conero. Meno viaggi vacanza, ma soprattutto meno passeggeri da e per la Grecia, causa la crisi e la crisi della raffineria. Ad Ancona aumenta l'IMU sulla seconda casa a 10,6 per mille. Questa è la decisione della Giunta dopo che i revisori hanno chiesto una valutazione più prudente sul bilancio. Con le notizie è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Maurizia, ed ora andiamo a Castelfidardo, stiamo seguendo da questa settimana tutto il Festival Internazionale della Fisarmonica e come di consueto ogni giorno una pillola quotidiana che trasmette TV Centro Marche nella TG delle 19.30 racconta una parte del Festival. Noi ve ne raccontiamo davvero una parte interessante, tra le più interessanti quelle che riguardano gli artigiani, non solo i musicisti. Ti trovavi con
quelli che accordavano, e quindi sentivi queste note dell'accordatore. Col martelletto sentivi questo ticchettio, tic, 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 che mettevano i ribattini, che costruivano la voce. Però di fianco c'era la Vergara, la signora che stava preparando il pranzo, no? E quindi faceva il battuto con il lardo. Allora c'avevi questa contraltare tra il ribattino ti, 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 e la signora che smartellava. E poi dopo a un certo punto cominciai a sentire la cipolla che veniva soffritta, il pomodoro, questi profumi. Sì. Guarda, era lo spasso. Guarda. Abbiamo voluto iniziare con le parole di Eugenio Paoloni, presidente della Fondazione Ferretti, che offrono uno spaccato genuino della vita di un ragazzo nella Castelfidardo degli anni 50 e 60. Una cittadina che da 150 anni ha un rapporto molto particolare con la fisarmonica. Castelfidardo ha un comparto produttivo composto da 30 aziende con manodopera altamente qualificata, che però, con il passare degli anni, rischia di scomparire. Per questo, provincia di Ancona e regione sono intervenute con il progetto Botteghe di Mestiere. Ci spiega in che modo l'ex assessore provinciale al lavoro, l'avvocato Mario Novelli. Il progetto complessivo è di 30 tirocinanti che in tre fasi andranno a compiere il tirocinio formativo nelle ditte di fisarmoniche. Sono 6 mesi all'interno della ditta, sono pagati, questi ragazzi hanno 500 euro al mese. Bene, vi ricordo che continua il festival fino a domenica con il concerto conclusivo, l'evento clou alle 19 all'Auditorium San Francesco. Diamo ora uno sguardo a quello che sarà il tempo previsto per oggi in Italia. Per sabato 22 settembre, bella giornata di sole su quasi tutta l'Italia, con temperature in netto aumento al centro-sud, su valori a tratti estivi. Nubi al nord-ovest e qualche piovasco sull'arco alpino. Inoltre 30 gradi sulle isole maggiori. Al nord, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Valpadana centro-orientale e sulle coste in genere. Nubi diffuse tra Piemonte, Ovest, Lombardia, come su tutto l'arco alpino. Qui non si escludono locali precipitazioni. Temperature in aumento. Al centro, cieli sereni e limpidi su tutto il territorio, a parte un po' di nuvolosità sottile, su Toscana e Sardegna, ma senza complicazioni. Venti che tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, favorendo un aumento delle temperature. Previsti valori massimi sui 25 gradi, con picchi di 27 gradi a Roma e persino di 30-34 sulla Sardegna. Al sud, qualche nube sparsa lungo il basso versante tirrenico, come sulla Sicilia, ma in un contesto ben soleggiato. Sulle altre zone, tanto sole, con venti deboli e temperature in netto aumento. Massime generalmente superiori ai 27 gradi, con picchi di oltre 30 gradi in Sicilia. Torniamo in studio, ed ora diamo uno sguardo a quello che sarà il tempo per oggi nelle Marche. Il tempo previsto per oggi, sabato 22 di settembre, cielo sereno appena velato, niente piogge ovviamente, i venti tenui sud-occidentali sul settore interno, regime di brezze orientali e sud-orientali lungo la fascia costiera nel pomeriggio. Le temperature in evidente rialzo, specie le massime, le minime fra i 15 e i 18 gradi, le massime fra i 26 e i 29 gradi. Nessun fenomeno particolare. Ritorniamo in studio ed ora invece vi salutiamo, ovviamente grazie a tutta la redazione. Vi do appuntamento a domani, domenica, con 7x4, il magazine delle Marche in onda su TV Centro Marche alle 14.40 e alle 20.30. Ed è tutto, buona giornata.